Montauti, un incontro aperto alla cittadinanza per salvare la 43esima edizione della Coppa Interamnia. Sì, per avere una considerazione in più, un aiuto in più, un calore in più che attualmente mancano, perché il momento è difficile non solo per la Coppa Interamnia, un po' per tutti. Abbiamo lanciato questo appello, sono venuti in tanti di varie estradizioni, di vari settori, eccetera. Vogliamo creare un'organizzazione più efficiente, ricreare entusiasmo, rivitalizzare la Coppa. L'amministrazione comunale si è impegnata in prima persona a portare avanti le prossime edizioni della Coppa Interamnia, e ad organizzare tavoli periodici con gli enti da qui al giorno dell'evento, da qui a luglio. Abbiamo in qualche modo sollecitato anche noi, perché è importante e doveroso farlo, sensibilizzare gli enti, far sì che anche loro, nei limiti delle loro possibilità, vengano incontro a questa grande manifestazione che adesso soffre notevolmente e che ha bisogno sicuramente dell'aiuto di tutti, anche loro. Intanto ci sono 10 club brasiliani che vogliono essere presenti alla prossima edizione della Coppa. No, non è quello il problema, sono tante le nazioni e le squadre, vogliono stare tutti in albergo a Teramo e qui non abbiamo la capacità ricettiva di tenerli tutti a Teramo. Era un problema che non si era mai verificato, però è un segnale interessante, carino, incoraggiante. L'Università di Teramo partecipa con dei corsi di formazione, anche questa è una novità? Sì, l'Università e il CONI insieme collaboreranno per fare dei corsi di formazione per tutti i giovani volontari che verranno ad aiutarci e a rendere più efficiente la nostra organizzazione. All'incontro c'erano i volontari, ma mancava il comune e l'assessore Francesca Lucantoni, ammalata, ma che ha fatto da subito sentire il suo apporto alla manifestazione organizzando una conferenza di servizio. Ma mancava anche la provincia, c'era però la regione, con Giorgio D'Ignazio e i consiglieri comunali Pomante, Berardini, Di Timoteo, D'Alberto, Falone, Ilaria De Santis. Segno che si vogliono mettere in campo tutti i mezzi politici e non per salvare la Coppa in tempo utile. Questa volta.